Togli dalla tua vita i soppressori. Togli dalla tua vita quelle persone che tendono ad invalidarti, soprattutto se sono dei colleghi di lavoro, perché queste persone ti possono creare un conflitto di svalutazione e se ti creano un conflitto di svalutazione nel tuo diaframma che si viene a bloccare, che cosa viene a succedere? Viene a succedere una cosa molto particolare, o meglio che tu cominci ad avere acciacchi, avere malesseri, avere disagi e a non rendere più nella tua vita. Così è successo anche ad un'amica che lavorava da molti anni insieme con un partner, anche forte, ma soppressore, quindi un ragazzo invalidante che invalidava di conseguenza la sua titolare. Gli ho consigliato di tagliare questo ramo secco, gli ho consigliato per l'appunto di lasciarlo andare per il suo destino, la sua vita, il suo benessere, la sua energia. Nel giro già di poche settimane sono tornate su, molto molto su. Allora, uno dei segreti della vita non è solamente quello di circondarsi di persone che hanno stima di noi, questo è facile da dirlo, ma dobbiamo comprendere se abbiamo vicino delle persone che ci invalidano, che non ci fanno sentire bene, che non ci fanno sentire al nostro posto, soprattutto quando una persona può essere imprenditore, quando una persona può essere anche capo di un'azienda. E uno dei problemi delle aziende è proprio questo, che molto spesso i dipendenti di quell'azienda sono antagonisti, sono soppressivi, sono rabbiosi, portano invidia, portano rabbia. Allora ti devi circondare di persone positive, ma soprattutto persone che non ti invalidano. La regola numero uno, pertanto, per realizzare un tuo sogno, o la regola numero uno per realizzare i tuoi sogni, è proprio questa. Perché se tu hai mille ambizioni, ma hai vicino una persona che nel mentre ti guarda, e i nostri occhi quando guardano emettono un raggio di gioia, di amore, ma può essere anche un raggio negativo, in conseguenza ti abbassano l'energia, il tono emozionale, ma anche le difese immunitarie. Allora dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ad ogni modo, tutto questo, a Tu sei il tuo sogno di giugno, ne parliamo, perché realizzare i propri sogni è veramente una cosa fattibile. Sono un realizzatore di sogni, ma per poterlo fare deve esserci veramente un quadro, un dipinto che è meraviglioso, dove tutte le cose devono essere perfette. Non ci può essere un ingranaggio sbagliato, non puoi avere vicino a te una persona che ti invalida, non puoi avere vicino a te una persona che ti fa capire che tu non vai bene, o che magari che ti ricordi quel padre svalutante o quel professore che ti ha fatto capire che tu eri un fallito. Mai e poi mai. Dobbiamo sentirci importanti, dobbiamo essere importanti. Noi dobbiamo dare amore e riconoscimento alla vita, ma dobbiamo anche pretenderlo. Buona giornata. Viva la follia e ricordati, sii causa della tua vita e mai effetto. Ciao.